Allora, aspettate che apro col cellulare, così posso anche moderare. Sì, perché io non vedo la chat, Manco non vedo io. niente. Eh no, sono solo dal telefono. Ma l'abbiamo messo su Instagram. Siamo in live, raga. Ciao a Sì, tutte sì. ragazze. Ciao a Ciao. tutti. Ciao. Ciao. Aspettiamo che entri un po' di gente e iniziamo questa live, che sarà una live abbastanza, diciamo, tosta, perché adesso basta. Allora, siamo qua con Fate, c'è Ciao ragazzi. Lady Vampira, non è ancora entrata, entrerà tra poco, e c'è tatuatissima. Ecco Buonasera. qui Lady Ciao Vampira. Lady. Ciao Ciao a a tutti. tutte. Allora, aspettiamo che entra ancora un po' di gente, 63 persone, aspettiamo che entri ancora qualcuno. Allora, Questa io avviso, non vedo live, la chat, per cui non no, posso rispondere direttamente. la leggo io, se c'è qualche Ok. cosa da leggere ve la leggo, tanto sto leggendo tutto. Grazie ai moderatori per essere qui a Grazie. moderarci. Ringraziamo i moderatori. Allora, visto che inizio io dicendo, visto che le persone si divertono comunque a permettere ai propri utenti di offenderci, invito tutti, ciao a tutti, ciao Lele, ciao la Clacia, a tutte le moderatrici, invito le moderatrici a mettere in time out chi offende, ovviamente noi. Le offese nei confronti delle persone di cui andremo a parlare, persone ignobili, ok? Verranno lasciati, così potete leggere anche voi e vi divertirete. Allora, in pratica, io direi di far iniziare a Francesca senza anima, visto che oggi si è iniziati a massacrare appunto senza anima. Se vuoi spiegare un po' quello che hai spiegato anche nella tua live, nel video, cosa è successo? C'è senza anima? Eh sì, si deve smutare sicuramente. Iniziamo, no, senza anima non c'è. No, non la Adoro. vedo. No, non c'è senza anima. Aspettiamo un attimo senza anima. Aspettiamo che entri senza anima allora. No, Aspettate che è entrata mandando. la setta. Aspettate un attimo. No, nella sette è entrato prima. Ah, ok, Ho fatto il perfetto. gruppo. Allora, Ok. aspettate, tanto ragazzi, voglio dire, incidenti Di dell'ultimo percorso. secondo di Sì, percorso. vabbè. Allora, io lo mando in privato l'hangout da senza anima. Ah, premetto che io anche se sono qui leggo la chat in modo, no? Quindi occhio che ci Occhio. sono state io. L'occhio, il dito più veloce per questa. Ciao Pantera. Vabbè, se direi di passare a Fate, mentre aspettiamo che entri senza anima. Ah, ok, dove entro? Aspetta che... Cioè, senza anima proprio, guarda. Tra me e lei, le due peggio proprio. Adoro, Adoro, raga. raga. Non Poi, siamo tecnologici, noi. Chris, riesci a mettere la chat un po' più lenta se ci senti? Perché Eh sì. sennò i moderatori diventano scemi. Grazie, tesoro. Povero Chris. Adoro. Vai, intrattenete il pubblico nel frattempo che prova a entrare. Ecco. Ok. Eccolo. Ciao a tutti, Ciao, ce l'abbiamo fatta. non sapevo dove andare. No, perché intrattenete il pubblico, io ero già pronta per cantare. Vabbè. No, meno male che è entrata Francia. Cantare no, però direi di Abbiate pietà di me. tutto sono serio perché Sì, ok. non sanno quello che è successo oggi, è veramente No. ignobile. Sono state massacrate sia senza anima che vabbè, Lady Vampira, Fate è tatuatissima. Io direi di iniziare appunto come stavo dicendo prima, da senza anima. Regina è al lavoro. Sì, la regina è al lavoro, ragazzi. Ma tanto farà una live anche lei domani per quello che è successo oggi, perché veramente siamo arrivati al limite dell'assurdo, Siamo dello tutti già stupido, anche del abbastanza fatto. zitti. Adesso basta fare zitti. Direi se vuole iniziare senza anima, che è quello che è successo oggi. Allora, e niente, io ho già fatto la live sul mio canale che poi l'ho prontamente cancellata perché mi erano girati gli zebedei, ma Primi, niente, io sì, sono qua. Franci, scusa, metti il pipistrello. Oh, eh? Metti il pipistrello. Sì, siamo tutti con la Sì. cam chiusa. Così? Un sacco di pulci. Bravissima, Bravo. perfetto. Un sacco di pulci. Niente, io sono stata massacrata praticamente da delle persone che non dico nomi, sul mio lavoro, perché raccolgo le mele. Sono stata massacrata sulla mia malattia, che è quella che mi importa di più, prendendomi in giro in tutti i modi, mettendo video dove mi prendevano in giro, mettendo post, mettendo commenti a destra e a manca su Instagram e di tutto un po'. Io difatti oggi ho fatto una live per dirle queste cose, ho già detto quello che dovevo dire e io credo che si stia resettando al ridicolo e credo che si stia esagerando, ma molto esagerando, perché questo va al di là, ma molto al di là di quello che deve essere YouTube, divertimento, satira e quant'altro. Questo credo che sia un pessimo esempio per tutti. Ecco, non devo Senza anima. aggiungere.
Puoi specificare per le ragazze che non hanno visto la tua live, il tuo video, la tua malattia invalidante, in cosa consiste e quello che mi ha colpito? Io ho visto il video di Senzani, ma non sono riuscito più a continuare a vederlo quando ha detto che ci sono persone che si sono tolte la vita per questa malattia invalidante. Quindi gradirei se Senzani ha voglia di spiegare questa malattia. È una malattia che gambe senza riposo, quella che praticamente quando tu vai a letto hai l'impulso di continuare a muovere le gambe, non riesci a stare sdraiato, ti devi per forza alzare, continuare a camminare fino a che ti passa, poi ti sdrai, ti ricomincia così per ore e ore, per tutte le notti. Ecco, e ci sono persone addirittura che non ce l'hanno più fatta, una ragazza che era nel gruppo dove ero io su Facebook pochi mesi fa e si è lanciata dal terzo piano perché non ce la faceva più, non dormire di notte. Perciò io dico che ridere, scherzare, prendere in giro una malattia del genere sia una cosa che più schifoso non si può, credo. Oltretutto è stato messo di mezzo tante volte anche tuo figlio, che non fa YouTube, non c'entra nulla con il tuo canale. Non c'entra niente, continuano a prenderlo di mira, dicendo che si prende gli anabolizzanti, dicendo che si prende i bibitoni, di che compra quelli, dicendo che ruba i soldi a mia mamma per comprarsi quelli lì, quando invece mio figlio lavora la mattina andando a raccogliere mele al pomeriggio dalle 5 alle 22 di sera è in palestra a lavorare, ma continuano ad andare avanti a prendere per il culo tutti, cioè cosa ormai non ho neanche più parole per definirla. No. Però non siamo da soli, a differenza di quando venivamo attaccati, quando eravamo persone che facevamo comunque video su YouTube e non avevamo comunque molte conoscenze, adesso non siamo soli, quindi adesso siamo un gruppo unito, ci facciamo scivolare queste cose. Quello che voglio dire, questo è bullismo nei confronti comunque di donne che sono anche mamme, okay? E vi dovreste vergognare, perché non è che si può toccare il figlio di qualcuno, il figlio di qualcun'altra, e poi i vostri figli quando vengono toccati, esatto, fate le pazze, come è stato scritto in un commento che mi ha mandato una persona, uno screen di un commento che ovviamente è stato prontamente cancellato, ed è stato insinuato anche che quel buonasera fake... Ciao Regina! Ciao Regina! Che quel fake fossi io. Quello che è stato fatto a Francesca è veramente schifoso. È entrata la Regina che al lavoro, se vuole dire qualcosa che non so fino a quanto si può fermare. Grazie. Forse no. Adoro, ha messo già il muto, sta lavorando. Quindi stavo dicendo che parlare di una malattia invalidante, dove io ho sentito nella live di Senza... Scusa, sto lavorando, ti sento. Appena posso intervenire... Okay. Va bene. Parlare di una malattia invalidante di una donna che è una mamma, che si è cresciuto suo figlio da sola, rimboccandosi le maniche, perché io ho imparato a conoscere Francesca Senzanima, all'inizio ci siamo, diciamo, punzecchiati a vicenda, poi ho avuto modo di conoscerla e di affezionarmi a lei. Questa donna si è cresciuta suo figlio da sola, andando a lavorare dalla mattina alla sera, ok? Tante cose voi non le sapete. Adesso ha avuto un momento di difficoltà, sta andando a raccogliere le mele con suo figlio e non c'è nulla da vergognarsi, perché si sta rimboccando le maniche come ha sempre fatto nella sua vita. È da ammirare, non da vergognarsi, è da ammirare una donna così, capito? Infatti. Posso intervenire 2 minuti e poi vado di nuovo via? Certo. Vergognatevi, provate voi a crescere un figlio da sola, da sole, voi che non siete capaci nemmeno di staccare da YouTube per accudire i vostri figli. Addirittura una delle nostre haters non cucina nemmeno la figlia per fare i nostri haters. Vergognatevi, quando siete alla nostra altezza poi possiamo ragionare. E con questo chiudo, un bacio a tutti. Franci, ti dico solo una cosa: non dargliela vinta, fallo per noi, fallo per il bene che ci vuoi. Un bacio, buon lavoro, ciao tesoro. Quindi questa è la situazione che ma nemmeno situazione, chiamiamola con le parole giuste, il bullismo che sta subendo senza anima, c'è questa donna, cioè sta subendo bullismo, questo è bullismo. Ma passiamo anche al bullismo che ha subito Faith, poi parlerà anche Samantha, Lady. Allora, più che bullismo, io volevo dire una cosa, volevo fare una premessa, intanto io cercherò stasera di essere una persona civile, appunto perché qua stiamo facendo un argomento tra persone civili, perché l'unica cosa che vorrei fare in questo momento è prendervi a parolaccia tutte quante, dalla prima all'ultima. Intanto, la cosa che è successa a me stasera, non so se sia bullismo o rosicamento, perché giustamente quello che è successo a me stasera, che è una cavolata, in confronto a quello che è successo a Francesca, fa ridere. Però io dico solo una cosa, delle persone, adesso vi chiamo persone perché vi devo chiamare persone, delle persone che si mettono sotto le live tutto il giorno a giudicare la gente, quella è cessa, quella ha i capelli brutti, quella fa il lavoro di merda, quella fa quell'altro, ma voi vi siete viste? Ma voi, una per una, vi siete esaminate? Ma che cosa siete? Che cosa nella vita? Che senso avete? Che una è sposata con quello che si sta tutto il giorno su Badoo? Quella ha una figlia di 13 anni che manco la calcola e si sta tutto il giorno su YouTube. La sua vita è circondata solo da YouTube, si circonda intorno a YouTube. Prende in giro a quella, prende in giro a quell'altra. Ma chi cavolo siete? Ma voi vi siete viste? Quella fa un lavoro del cavolo. Quella, ma voi? Ma io vi dico solo una cosa: ma meglio andare a raccogliere le mele che stare su YouTube e non dare da mangiare ai vostri figli, perché questo è quello che state facendo. Perché a me, alla fine, se a me dite che sono cessa, se a me dite che ho i capelli brutti, se a me dite che mi photoshoppo, ve la posso dire una cosa, a me, scusate, non me ne fate un cavolo. Cioè, perché poi mi devo andare a vedere le vostre foto, che la più bella sembra
non posso dire le brutte parole, giusto? Però voi che voi mi andate a vedere le vostre foto, che proprio non lo so cosa fate venire, non me ne fate niente. Però che voi mettete a parlare, in questo caso di Francesca, perché fino adesso abbiamo parlato di Francesca, che va a raccogliere le mele, che ha i suoi problemi e che nonostante tutto ciò, nonostante i suoi problemi fisici che sta avendo in questo momento, se ne va a lavorare, quando voi vi state con i vostri culoni sulle sedie a scrivere su YouTube sei Francesca, sei questo, sei quello, voi giudicate le persone, voi? E su quale criterio le giudicate le persone? Voi le giudicate le persone, ma le vostre vite le avete guardate una ad una. E brava. Vi dico un'altra cosa, e vi dico un'altra cosa e poi lascio la parola agli altri. Voi parlate sui figli degli altri, parlate sull'aspetto fisico degli altri, parlate sul lavoro degli altri, lo sapete perché? Perché non avete argomentazioni. Vanno a fare ricerche sulle vite private del passato degli altri. Voi dovete colpire in basso, perché solo questo potete fare, perché noi di colpire in basso non ne abbiamo bisogno. Voi sì, perché non avete un cavolo da dire, dovete colpire basso, dovete sempre andare a cercare le cose sulle persone, dovete andare a fare le ricerche. Voi lo sapete perché noi non andiamo a fare le ricerche su di voi? Perché a noi di voi non ce ne fotte un cavolo. Se voi andate a fare quello che andate a fare, non ce ne fotte un cavolo. Voi lo fate perché voi siete senza una vita, voi una vita non ce l'avete, se ce l'avete è triste. Punto. Do la parola a qualcun altro, perché già mi sto alterando. Oltretutto, quello che ha detto Faith riassume un po' quello che pensiamo tutti quanti noi. Cioè, tutti quanti dicono di noi che non abbiamo, diciamo, una vita privata, che stiamo... Mi sentite bene, ragazze? Sì. Che non abbiamo una vita privata, che siamo 24 ore su 24 su YouTube. Allora, abbiamo un lavoro, abbiamo delle famiglie, abbiamo comunque degli amori, chi c'ha comunque dei figli, chi c'ha degli animaletti, abbiamo comunque delle vite in cui non stiamo 24 ore su 24 buttate in una stanza... veramente a non dar da mangiare, secondo me, oltre che fine, ma nei propri animaletti, cioè, estate 24 ore su 24 a vedere cosa fa la regina bastarda, il re del tubo, e Puffy, e Demon, e Giovanni, tatuatissima, senza anima, io, Fate, Lady Vampira, cioè, in più, noi, cioè, seguite noi che non ci sopportate, in più seguite quella a cui leccate il di dietro, siete voi che non avete una vita privata, una vita sociale, che state 24 ore su 24 buttate davanti a un cellulare o a un computer, siete voi. Sapete, c'è un detto siciliano che dice: quando sputi in cielo, prima o poi in faccia ti torna. Ed è quello che vi sta succedendo, perché tanto state puntando il dito, ma sono le vostre vite vuote. E io direi adesso a questo punto di passare poi a Raffaella, Lady Vampire, e poi a Samantha, che è il caso molto più peggiore, diciamo, di quello che ho mai sentito da quando sono su YouTube. Proprio le cose più schifose sono quello che è successo a Senz'anime e a Samantha, perché quello che è successo a Samantha è successo già in passato. Io farei parlare adesso Lady Vampire e poi tatuatissima. Vai, Raffa. Ok, allora io mi accodo semplicemente al discorso di Francesca. Voi, io non sarò così gentile come è stata Fate. Merda, la, dobbiamo la dobbiamo salvare la live. Ecco, merda. Ok, ci sta, perché quello che sono. Venite a giudicare la mia vita non conoscendomi, non sapendo perché ho fatto un intervento di chirurgia bariatrica dicendomi: ma guarda che la sleep non ti fa più bella, ti fa solo non mangiare, perché non eri in grado di non mangiarti almeno tre piatti di pasta. Allora, punto primo, la sleep non ti fa bella, se sei cessa rimani cessa, punto primo. Punto secondo, io la live che ho fatto oggi, se non l'avete vista potete andare anche a vedere sul mio canale, l'ho fatta principalmente per le merde, perché chi mi segue già sapeva la mia storia. Io la sleep l'ho fatta per salvarmi la vita, perché avevo picchi di glicemia di 500, rischiavo tutti i giorni con un bambino di 10 anni e un marito, ringraziando il cielo, che amo e che mi amano. Quindi prima di parlare di me, della mia motivazione per cui ho fatto la sleep, tappatevi la bocca. E oltretutto quante volte sei finita in ospedale per la glicemia alta? Io, Marco lo sa, Emma lo sa, Grazia lo sa, Tatu lo sa, lo sanno tutti loro. Io ero un giorno sì e un giorno no al pronto soccorso per le glicemie alte, andavo a dormire con glicemie di 500 con il punto di domanda se la mattina dopo mi fossi risvegliato o meno, perché rischiavo il coma diabetico durante la notte. Quindi se non sapete, tacete, ok? E con questo non voglio più ritornare su questo discorso, parlerò della sleep sul mio canale, ma non dando più spazio a voi, perché voi non meritate spiegazioni. Verrete bloccati tutti dalla prima all'ultima, non avete diritto di parola, perché quello che avete fatto a queste ragazze, quello che avete fatto a tutti quanti, sì, adesso sì, quello che avete fatto a tutti quanti noi, e a queste ragazze non avete proprio giustificazione, quindi non avete proprio diritto di dire nulla, vai Francesco. Voi non perculate, voi giocate sulle malattie di persone. Avete capito? Vorrei solamente dire due cose importanti. Che io chiedo solamente una cosa a tutte ste qua che commentano e fanno questi video orribili. Io chiedo solamente una cosa, per favore. Se dovete continuare, fatelo pure. A me non interessa niente se mi prendete in giro sull'aspetto fisico, sul peso. A me non me ne può fregare di meno, perché non ho gli specchi di legno a casa. Perciò non è che se uno viene a dirmi sei grassa, cioè dico, oddio, veramente, non lo sapevo. Se non me lo dicevi te, cioè. Capito? Ma poi le belen che sono loro, voglio dire. Sì, ma non me ne frega niente. Ma io ero così. Raga, una alla volta, però, perché se no.
Raga, una Esatto, volta. e volevo dire una cosa importante, e prendetemi in giro su tutto, anche su perché ho messo il numero di posta PayPal, le donazioni, perché sono morta di fame, prendetemi in giro su tutto, non me ne frega niente. L'unica cosa, per favore, evitate, per favore ve lo chiedo, di prendere in giro la mia malattia, quello sì, almeno anche per rispetto veramente alle persone che stanno veramente male, perché se voi andate a leggervi su YouTube, o anche, no, quelli non vi lasciano entrare sui gruppi che ci sono Facebook se non siete malati veramente, però ci sono veramente persone che sono andate fuori di testa, depresse, ci sono persone in psicoterapia, perché questa malattia è veramente invalidante, fa stare male. Perciò, per favore, almeno evitate di prendere in giro su questa cosa. Fate tutto quello che volete, ma almeno la malattia lasciatela fuori. Ma tanto Ma sono persone basse, non sanno dove andare a colpire, quindi. posso interrompere Francesco un attimo? Sì. Stai facendo questa premessa, ma tanto non lo faranno, perché delle persone che si Appunto. fanno dei fake, come il fake che è stato fatto, lo posso dire tranquillamente, Sì. Cristina dall'inferno, che No. sinceramente ormai mi scivola addosso, sapete perché adesso ve lo dico ragazzi, mi scivola addosso, e tanto la persona che ha fatto quel nick sicuramente starà ascoltando o glielo andranno a riferire, mia sorella l'ho conosciuta io, quindi Esatto. potete chiamare pure Cristina, sorella di Marco, dall'inferno, quello che volete, mia sorella l'ho conosciuta io, non voi, quindi mi scivola addosso perché non state parlando di mia sorella, quindi delle persone che ti dicono una persona che non c'è più, ma tu gli vuoi fare la promessa di non prendere in giro la tua malattia, Francesca, a queste Sì, persone, infatti. ma neanche da Una spenderci cosa neanche persa. la richiesta, perché tanto non ti ascolteranno. Una cosa persa. Posso dire un'altra cosa? Vai. Sulla cosa di Francesca? Che poi dobbiamo sentire, giusto? Una persona, come la dobbiamo chiamare? Farfallina? Com'era il nome che non lo dobbiamo fare? Non mi ricordo La come. cimice volante la La chiamiamo cimice adesso. volante, giusto? Io mi devo andare a sentire quella cimice volante che si mette a criticare, o quel suo gruppetto che si mettono a criticare Francesca, che ha messo i soldati della sua posta pay sul suo YouTube, perché ci sono delle persone che l'aiutano, e questa è la differenza. A voi non vi aiuta Mi nessuno, perché brucia. siete odiate da tutti, almeno per il fatto. L'unico modo per farsi aiutare, sapete quelle come ho fatto nei miei video, e non me ne vergogno, tornassi indietro, li rifarei 1.000 volte, non chiederò mai scusa, e ce la discuteremo nelle sedute opportune, uno a uno, palla al centro, te lo posso assicurare, cara cimice volante. Ma sapete perché cimice volante? Perché le cimici, quando le schiacciate, provate ad annusarle, a buon Puzzano delle intenditore, poche merda. parole. In pratica, Francesca, ma come chiunque, gli ha dato la mano, ha fatto delle donazioni anche a Grazia e quant'altro. A voi vi brucia questa cosa qua. Cara cimice volante, tu per avere una mano da qualcuno hai dovuto fare, ti ricordo, ho 29 centesimi sulla posta e pay! Mi mandi 300 euro, te li mando fra 3 giorni. Sono passati mesi, mesi, Si è messo anni. a rubare i soldi delle persone. Con i pacchi mai arrivati, Con i pacchi mai arrivati. brava, e tu hai dovuto fare questo. Poi Non ti sarei hanno io fatto senza delle dignità. donazioni, non ti hanno fatto delle donazioni volontariamente. Quindi a voi vi brucia, ecco Quindi, perché. esatto, una persona che si è messa a rubare i soldi alle persone, e tu puoi dire che non è vero tutte le volte che poi lo sappiamo che è vero, ti metti a parlare su Francesca che chiede delle donazioni per la fine, per cosa? Delle donazioni per suo figlio, per lei? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto di a Allora, chi io le voglio chiede a chiedere, scusate se vi caso? interrompo, io voglio chiedere alle ragazze che si, Sì. intanto scusa alle persone che sono in chat, che sono qui perché ci vogliono bene, se non vi stiamo leggendo, ma siamo veramente stanchi e vogliamo spiegare bene cosa sta succedendo. Voglio chiedere alle persone che sono qua in chat, siete 244, ne vedo, quanti, Marco ricorda che la live la vogliamo salvare, sì, quante Sì. persone hanno visto il video che ho fatto io sui miei canali dove la stessa cimice volante ammetteva di aver chiesto soldi in prestito e ha messo pacchi di cui aveva preso dei soldi che non erano mai arrivati, trovando la scusa della la cosa lì antiterrorismo a Roma, che sono stati distrutti i pacchi. Vi chiedo Distrutti. qua, chi l'ha visto? Sì o Terrorismo. no? Io l'ho visto o non l'ho visto? Mi spiegate per Terrorismo. favore chi l'ha visto? Io sì, da mo che ti seguo, Beatrice. Chi è che ha Chi l'ha visto quel visto, video dove scriva. lei stessa Chi non l'ha ammetteva? visto, scriva no. Sì o Sì no? o no? Sì o no? Scrivete sì. Io sì, visto. Quindi non è che siamo pazzi, cioè avete visto, avete sentito gli audio dove lei stessa, la cimice volante, ammetteva di aver chiesto soldi in prestito, di aver preso soldi per dei pacchi mai arrivati, e quindi lei si permette di giudicare e parlare di una donna che va a raccogliere le mele, si permette di mettersi in bocca il mio nome, si permette di mettersi in bocca il nome di mamme come a Samantha, come alla regina bastarda, come a Lady Vampira, come a Senz'anima, lei si può permettere tutto, ma da che pulpito sta venendo la Ma ferita, che loro ragazzi? giudicano il lavoro di madre di un'altra persona quando loro sono le madri che si dovrebbero vergognare, tipo una certa donna che gli fanno i graffiti sotto casa, che ha la figlia di 13 anni, passa tutto il tempo su YouTube e manco le fa la cena, manco le fa il pranzo. Voi dovete vergognarvi, voi, non una mamma che si mette a raccogliere le mele per dare da mangiare al figlio, voi siete le Ah, schifose. ricordiamo pure che la persona di cui ha parlato adesso Fate è la stessa persona che ha fatto chiamare non so da chi, ovviamente io e Senz'anima abbiamo preso i nostri provvedimenti perché io la telefonata l'ho registrata e anche lei, dove siamo stati minacciati di morte telefonicamente. Esatto. Queste cose però non le ha dette nel suo No. canale. Nel suo canale ha detto E la quindi telefonata che ha fatto che vanno tutti, Lady Vampira quando era esatto. incazzata, lì ha fatto sentire il pezzo della telefonata, però il pezzo dove siamo stati minacciati di Senz'Anima di morte e di essere sgozzati non l'ha fatta Io l'ho sentire. sentito, È la stessa esatto. persona, ha detto a una ragazza che ci segue, che questa ragazza è invalida, che le sta bene che è invalida, e ha fatto minacce di morte anche su questa persona, e mi ha mandato gli screen. Cioè, ma voi?
Ma voi un esame di coscienza prima di parlare ve lo fate? Ma anche un'altra ragazza, no, ragazzi, qua c'è Liliana, sì, sì, qua c'è Liliana, sì. Liliana, che è una ragazza che ha parlato in una mia live, dove in pratica Liliana ha mandato 200 euro, 150 euro mi sembra per il pacco, 50 euro in prestito, il pacco non è mai arrivato, 50 euro non gli sono mai stati restituiti, mi sembra che ne siano stati mandati 40 soltanto, e Liliana è una donna invalida e gli è stato detto le peggiori cose sulla sua invalidità. Sì. Liliana, sta scrivendo adesso in chat, Liliana. Sì, da questa persona, capito? Capito chi sono queste persone che giudicano, che aprono le live, che fanno 30 ore per la vita, 30 ore in live tutto il giorno, che toccano i figli, che toccano i figli degli altri, esatto. Perché urlano le malattie, dove si può rischiare anche di perdere la vita, dove offendono delle persone invalide, dove usano persone che non ci sono più per farci, diciamo, del male, ma a me mi scivola perché, voglio dire, l'ho detto già prima, io a questo punto direi, se vuole parlare anche Samantha, che state in silenzio, perché quello che è stato fatto a Samantha è veramente schifoso. Scusa, Samantha, posso fare una domanda prima in chat? Cioè, una domanda rivolta ovviamente agli haters che stanno guardando e scrivono. Francesca si sta aiutando lavorando, raccogliendo le mele. Io mi sono aiutata operandomi. Voi cosa fate per aiutare il vostro cervello a capire che certe cose non vanno perculate nelle live, nei video? Voi, per la vostra sanità intellettuale, che cosa fate? Con questo passo la parola a Samantha. Nulla. Allora, boh, io sono stata in silenzio fino adesso perché, sinceramente, dopo quello che io ho sentito che hanno fatto Franci, io non ho parole, intanto. Prima di dire quello che è successo a me, volevo dire anch'io due parole, ma proprio in velocissima. Trovo vergognoso che delle persone che millantano professionalità, deontologia, una vita di studio e lavoro, e ovviamente le stesse persone che li seguono, che si millantano nello stesso modo, dagli alti contenuti scientifici. Altissimi contenuti scientifici, veramente, devo dire, notevoli. Bullizzino una donna in un momento di difficoltà, una madre da sola, che comunque sta facendo del tutto per non pesare su una comunità, ma sta facendo del tutto da sola per cercare di tirarsi su da una situazione. E non solo, lo trovo vergognoso perché la bullizzano perché va a raccogliere le mele, magari ci andassi pure io, che deve essere comunque molto faticoso. Tanto più per una donna che non dorme. Perché, esatto, ragazzi, non dorme sta donna. Io non riuscirei, io quando non dormo una notte, io soffro spesso e volentieri di insonnia. Il giorno dopo io sono uno zombie. Quindi non so lei come fa a essere ancora viva, ok? Quindi prima di bullizzare, prima di sputtanare, prima di prendere per il culo, pensate. Ah no, non potete pensare perché il cervello non c'è, però direi di magari metabolizzare prima un pochino il gesto che volete fare e pensare se venisse fatto a voi. Noi non abbiamo mai toccato le vostre famiglie, i vostri figli, abbiamo sempre avuto a che fare solo con lo youtuber in questione. Ok? Abbiamo sempre avuto un codice, quello che io ho sempre ripetuto. La setta ha sempre avuto un codice. Noi mamme non abbiamo mai toccato i figli di nessuno. E se lo hanno fatto, scusami se ti interrompo un secondo, se lo hanno fatto, non siamo stati noi. E se lo hanno fatto persone che ci vogliono bene, certo, che noi ci siamo dissociati perché non stiamo sbagliato con nessuno, ve la dovete prendere con loro, non con noi. Certo. Ogni persona deve prendersi le responsabilità di quello che fa e di quello che dice, ok? Posto questo, dico che io stasera sono stata avvisata di una situazione che mi riguarda, che sinceramente da una parte mi innervosisce, dall'altra mi fa sorridere. Sorridere fino ad un certo punto, perché ovviamente domani mattina io non vado in postale, io vado direttamente dall'avvocato, perché problemi non ho, ringraziando il cielo. Possono mangiare, ma l'avvocato me lo posso permettere senza problemi. Anche perché poi, ovviamente, pagheranno loro le spese legali e tutto quanto. Sono stata avvisata di un video che è stato fatto prendendo delle mie foto, normalissime foto che potrete trovare anche sul mio Facebook, quindi sono delle foto assolutamente normali, attaccando un testo sconcio di annunci di dubbia fama, insomma, che potete immaginare sull'internet, che potete trovare ovunque, ma veramente, cioè, si vede veramente ad occhio nudo che è una cosa fatta anche grossolanamente, buttata lì in velocità, con il mio numero, eccetera, eccetera. Ora voglio dire questo, il mio numero è reperibilissimo ovunque, perché questo numero qui io lo uso per i tatuaggi, il lavoro di Max, e anche perché io sinceramente non ho veramente niente da nascondere. Ora voglio dire questo, di questo risponderanno nelle sedi opportune, io ne parlerò ancora domani mattina in una live sul mio canale e dopodiché chiuderò perché ho già scritto una mail all'avvocato e domani pomeriggio andrò da lei, e quindi poi dopo non ne parlerò più, perché lascerò fare a chi di dovere, chiaramente. Volevo dire una cosa, no? Una persona, la cimice volante, mi riferisco a lei, che tanto lo so che le diranno di questa live, figuriamoci, una persona più piccola di me d'età, che si, appunto, millanta vita di studio con grandissimi valori trasmessi dai genitori. Mi chiedo, ma una persona che sponsorizza un canale come questo canale così macabro, con questo nick così macabro, che fa questo atto di bullismo nei miei confronti, perché io vengo colpita anche come madre dalla stessa cimice volante in una live di mesi fa che io prontamente ho salvato e che lei immediatamente ha cancellato, dove bullizzava i miei figli come se fossero figli di nessuno. Minori. Okay? Esatto, minorenni che non si possono difendere perché entrano in video solo se anche il padre è d'accordo e come presente, e che questo sia chiaro, e ovviamente in argomenti opportuni per minorenni, quindi live scialle. Una persona di questo tipo che sponsorizza un video
in quel modo così schifoso nei miei confronti, con il mio viso, il mio nome e cognome veri, cioè dell'anagrafe, leggermente blerati, ma chi mi conosce è leggibile il mio nome e cognome, oltre che il dick del mio canale, e in fondo a questo video viene messo uno spezzone della live, dell'intervista che mi è stata fatta dal mio network, io mi chiedo se questa persona sa la gravità delle azioni che ha commesso. Perché io non sto parlando di questa persona oramai da tempo, perché mi sto facendo sinceramente gli affari miei. Esatto, nessuno di noi se ne sta preoccupando, perché abbiamo altro da fare e abbiamo una vita al di fuori di questi schermi. Ma la signora invece si preoccupa di comparire sotto ogni nostro video, ogni nostra live, di bullizzarci e infastidirci privatamente, vediamo. Stalkerizzarci anche noi, non solo noi presenti in questa live, anche Emanuele, anche altre persone che hanno, signori, messaggi, 40, 50, 60 telefoni. Emanuele è arrivato a 100 e passa messaggi. Okay. Ma io ne ho 56, per esempio. Io purtroppo ho l'iPhone e bloccando una persona non posso risalire i messaggi che mi sono stati inviati. Pazienza, penso che morirò con il dubbio. Voglio dire a questa persona che male non fare, paura non avere. Io sono proprio serena. Uno, perché innanzitutto io ho la mia famiglia alle spalle che sa il lavoro che faccio, ergo la casa in affitto e i tatuaggi, ok? Quello che io faccio, se faccio nella mia vita privata, andare a rubare una matita, andare a vendere le uova delle mie galline, indifferentemente, non è detto che io lo debba dire su YouTube. Chi mi segue sul mio canale lo sa che porto solo ed esclusivamente quello che va bene, che le altre persone che non mi conoscono di persona possano sapere di me. Questo video è vergognoso, perché è vergognoso, e questo pagherà di fronte alla legge. Ma sia chi l'ha fatto e sia chi l'ha sponsorizzato. Certo, la padrona del canale che l'ha sponsorizzato. È la stessa gravità, perché se una padrona di un canale che in quel momento con quel video non c'entra, sponsorizza lo youtuber in questione e il video in questione, in oggetto, è la stessa gravità. È come se il video l'avesse fatto lei. Per me non c'è gravità diversa. È la stessa gravità. Quindi lei pagherà nello stesso medesimo modo, ma non con le bustarelle verdi che non sono mai arrivate. Con una convocazione reale, vera e propria. E non solo, ho intenzione domani mattina di rivolgermi all'avvocato che si occupa dell'UNICEF, che segue tutti i casi dell'UNICEF, per avvisarlo che questa persona, figlia di un esponente parziale dell'UNICEF, cioè una persona non di spicco dell'UNICEF, questa persona che cosa fa sul suo canale? Perché questa persona va fermata, ovviamente. E l'avvocato dell'UNICEF deve essere messo al corrente. Perché ha leso l'immagine di una mamma che ha due minori a casa. Certo, perché mi seguono sul mio canale, mi seguono anche gli amici dei miei figli. Quindi, ragazzi, cioè io sono comunque una persona che, pur avendo 4.000 iscritti, sono abbastanza conosciuta. Anche per il lavoro di Max, i viaggi che abbiamo fatto, dei tatuaggi, eccetera, eccetera. Quindi le persone sanno, così come te, indifferentemente, la regina soprattutto. È ora di finirla, di entrare nel privato, che se si chiama così, un motivo ci sarà. Io non mi sono mai interessata al privato e al passato privato, cosa che magari mi interesserà fare ora, di una certa cimice volante. Perché ho di meglio da fare. Se avete visto, io sono molto poco oramai sul mio canale, perché seguo i miei figli, devo seguire Max nel lavoro, ho un altro appartamento in affitto che devo comunque seguire, quindi ne ho di cose da fare, non è che sto lì a grattarmi, perdonatemi il termine, il deretano tutto il giorno, come la signora. Ed essendo per me anche cominciata la scuola, quindi magari... classe nuova, per fortuna, si sta facendo gli amichetti, quindi gli amici vengono a casa a fare i compiti di quelli là, li devi fare la merenda, li devi seguire, devi essere presente. Cioè, basta entrare nella mia vita privata, basta toccare i miei figli, perché se volete vedere la parte brutta, non di tatuatissima, di Samantha, ci manca un pelo. Perché ci manca veramente un pelo. Perché l'unica cosa che può far scatenare in me la bestia è toccare la mia vita privata e i miei figli. Perché poi ci mettiamo anche noi a raccontare il passato burrascoso che hanno avuto certe persone. Ma io il passato burrascoso. Ma lo sappiamo già il passato burrascoso. Bene, mi devo informare, allora devo essere messa al corrente. Cioè, ragazzi, questa è una persona che chiaramente ha avuto e ha delle difficoltà tuttora e ha avuto delle difficoltà, come si può dire, di abitudine, mettiamola così, piacevoli in quel momento, ma che chiaramente hanno lasciato degli strascichi comunque mentali odierni. E ricordo che c'è anche un audio che ho fatto sentire io di una ragazza che è andata a recuperare una persona in una panchina. Infatti. No, e non perché era solo fuori casa. Che poi la stessa persona che sponsorizza un video, perdonatemi il termine, di cacca nei miei confronti, dopo che io di lei non sto parlando oramai come tutti noi da tempo, bullizza una invalida a cui ha rubato dei soldi, e le prove ci sono perché gli audio li ho sentiti io con le mie orecchie come li avete sentiti tutti voi, perché sono stati fatti sentire, e quindi non può dire di no, la voce era la sua ed era lei, ammessi anche da lei, quindi li ha messi lei, è ovvio che non ci sbagliamo. Una persona che la segue, che segue anche un'altra famosa youtuber contro la quale io sono andata spesso e volentieri, in tempi oramai passati, una donna adulta che mi faceva i complimenti perché comunque ero diventata più brava, eccetera, eccetera, si permette sotto il video di Francesca di bullizzare Francesca per la sua malattia, dopo che mi aveva fatto la paternale per una semplicissima parodia che io avevo fatto nei confronti della cimice volante. Ora io mi chiedo, perché due pesi e due misure? Perché contro la setta? Perché in questo caso parliamo di setta, perché siamo noi tutti quanti che siamo stati lesi, chi più chi meno, chi in diverse misure, in diversi aspetti, ma siamo stati toccati tutti, nello stesso modo. Perché quando si parla della setta ci si può permettere qualsiasi cosa, ma se la setta si difende,
ognuno col proprio modo, magari alzando i toni, parlando più calmamente, indifferente. Dobbiamo essere sempre attaccati. Esatto. È ora di finirla. Basta. Mami, leggo. Ti interrompo solo due secondi, sì, per continua. Sì, leggo, sì, solo il commento di una ragazza che mi ha colpito. Gloria, e così sia. Amen. Non esiste una laurea per coprire la volgarità di questa donna. Non c'è commento più azzeccato, Gloria. Bravissima. Non ti leggo, ma ti faccio i miei complimenti. Brava, tu hai già capito tutto. Brava la cla, massacrano anche chi commenta, massacrano anche le nostre, sì, moderatrici che non hanno un canale. Di Sephora, sì, quante ne hanno dette? Sephora, certo, non ha mai fatto video. No, Sephora non ha un canale per fare video. Sephora è una nostra amica in primis, perché io la metto per prima come amica e poi come nostra moderatrice. Cioè, dovete imparare a portare rispetto, perché sennò vedrete la parte veramente brutta di ognuno di noi. Noi non siamo delle persone cattive, noi non siamo dei volgari ladri, noi non siamo... Attaccano Giovi, Miao, Chicchetta, esatto, Rosanna, eccetera, tutti, cioè, quanti, su Giovi, bravo. Su Giovi, bravo, sull'aspetto fisico, quante ne hanno dette su Giovi? L'ho vista io poco tempo fa la cimice volante. Sì, le, sì, grasse risate, confermo, si faceva. Ma da che pulpito? Ma da quale pulpito? Ma da quale pulpito? E poi la cimice volante, per vedere il disagio, basta guardare soltanto 2 secondi della sua live. Sì. Ma io voglio dire, anche col muto. Non per dire, no, ma lei tanto parla di noi. Anche col muto bellissimo. lei parla tanto di noi, ma io che ho 46 anni non mi cambierei con lei che ne ha 39. Sì, sembra, grazie, che ne ha 60. Madonna, mia madre è più figa, scusate. 39. Cioè, mia madre ne ha 65. Ma 39 anni, veramente? No, vabbè. Se li parti benissimo. Si permettono di dire a Fate che è una CS che si fa fotomontaggi, cioè, ma voglio crepare male. Raga, scusate un attimo. Gloria scrive: vi ringrazio di cuore, sono stata aggredita con parole oscene, colpendo anche mio figlio. Infatti ho contattato Marco e sono senza parole. Io una cosa vorrei dire, no? Dove hai contattato, Gloria? Perché su Messenger al momento non posso ricevere messaggi. Riscrivimi un messaggio, per favore, su Instagram. Su Instagram, magari, Gloria. Sì. Io una cosa vorrei dire a proposito di questo discorso dei figli, no? Allora, c'è stata una persona in particolare che è saltata proprio letteralmente dalla sedia dicendo che noi ci fossimo fatti fake sulla figlia, cosa che noi non abbiamo mai fatto. Infatti avevamo messo tutti quanti, ognuno di noi che ha un canale, i messaggi in moderazione, ok? Proprio per evitare che quei fake venissero a scrivere sotto i nostri video. Certo. Perché quei fake a te hanno dato fastidio, però voi, quando le vostre amichette fanno video sui figli di qualcuno di noi, quindi grazie a tanto al mio, chiunque questo sia, sotto voi andate a ridere. Perché i vostri figli non si possono toccare e i nostri sì? Esatto, bravo. Infatti. Perché noi sì, loro no, ma che stai dicendo, ragazze? Bambini, punto. È guai se toccate loro cari, però poi quando si fanno un fake su un nome che è il nome di mia sorella, ma non parlano di mia sorella, perché mia sorella, ripeto, l'ho conosciuta solo io. Quando fanno un fake, Cristina dall'inferno ti manca e tutte queste schifezze. Che trovo vergognoso. Voglio dire, ma vergognoso quanto vuoi, ma voglio dire, non stanno parlando di mia sorella perché non l'hanno mai vista manco in foto, quindi... E ripeto, ribadisco, la setta non le fa queste cose. Infatti noi avevamo messo tutti quanti i messaggi sotto video in moderazione. Quindi prima di aprire le fogne e dire che siamo stati noi, abbiate le prove per dirlo, perché non ne avete prove, perché non è siamo la prova, stati... È la prova, se vi ricordate, Sofia, la ragazza che vende giornali, i testimoni, tutti quanti quando è stata perculata la figlia di Sofia dalla belga, cioè la regina bastarda, Samantha, tutti hanno fatto i pazzi contro la belga. Sì, i figli, ci siamo sempre battuti. Che scusate, non si tocca Radio Casti, per favore, cancella il commento perché non facciamo pubblicità, le merde, grazie. Non si fanno commenti, non si fanno nomi di canali, cancella Radio Casti, per favore, il commento. Grazie. Non si fanno allora, quel canale si chiama Fake Macabro, così lo chiamiamo. Non fate nomi di canali. Grazie, Radio Casti, vai. Che poi ogni volta noi, quando diciamo delle cose su di loro, quando sempre le nostre sono reazioni alle loro azioni, da premettere, noi parliamo di cose che loro fanno veramente, che sono successe veramente. Certo. Non diciamo, tu sei una cessa, tu hai l'invalidità, tu hai la figlia che fai da due altri, che fai quello. Cioè, è questa la differenza. Che loro, per andare a rispondere alle cose, devono insultare perché non hanno argomenti da trattare. Perché loro non possono dire,